La prima giornata di gara, poco più di un prologo con solamente due prove speciali, portava i protagonisti del rally da Coblenza ad Adenau. Per quanto brevi, le prime due prove davano già delle indicazioni chiare, con Pasquali ed Epping che se le aggiudicavano e con l'italiano che chiudeva al comando con un vantaggio minimo, solamente un secondo sul tedesco. Al terzo posto terminavano i due olandesi Van Merkstein e Van Beck, che con la loro Ford Escort Cosworth concludevano i primi due tratti cronometrati con un distacco di 8 secondi da Pasquali. In classifica seguivano poi i tedeschi Schlesak e Jerg, Ford Escort, quarti a 14 secondi, e quindi gli olandesi Van de Bloem e Findehammer, anch'essi su Ford Escort Cosworth. Nel gruppo N la testa veniva presa dal bravo Bedini, navigato da Caliro, che concludeva le prime due prove davanti ai tedeschi Nittel e Peters. Tra i favoriti, l'unico a terminare con un po' di distacco era Müller, attuale leader del campionato tedesco, che poi, per un problema elettrico, perdeva molto tempo nella prima prova speciale. Con il secondo giorno la gara entrava nel vivo. In programma 436 km con 15 prove speciali per un chilometraggio cronometrato di 301 km. Ad essere protagonisti assoluti della giornata erano Pasquali e Tedeschini, che sfruttavano al meglio la Ford Escort Cosworth della Pro Motorsport. I due italiani attaccavano fin dal via e, nonostante la poca conoscenza del percorso, aumentavano costantemente il loro vantaggio su Epping, l'unico a riuscire a limitare i danni. Pasquali, nel corso della tappa, vinceva ben 9 tratti cronometrati, lasciandone 5 ad Epping e 1 a Van Merkstein. I tre piloti, tutti alla guida di Ford Escort, concludevano nell'ordine la tappa con Epping, che finiva secondo, a 49 secondi dal leader della classifica. Il ritardo del campione tedesco era dovuto soprattutto a problemi di assetto che nel corso della tappa lo avevano rallentato. Epping si era reso anche protagonista di due testacoda spettacolari, ma senza conseguenze. Prima del termine della tappa, le assistenze intervenivano sulla vettura del tedesco e venivano sostituite le barre stabilizzatrici. In terza posizione chiudeva Van Merkstein con 1,34 di ritardo da Pasquali. Nel gruppo N, sparito dalle alte posizioni di classifica Bedini alle prese con mille problemi, la prima tappa veniva dominata da Nittel, che staccava di oltre un secondo Gessner, secondo con la sua Mitsubishi Lancer. Tra coloro che non vedevano l'arrivo c'erano anche Harald Demuth, in gara con una Mercedes, fermo per una grave panne elettrica, e l'attuale leader del campionato tedesco Müller. Il pilota terminava l'ultima speciale della giornata, ma non riusciva a raggiungere il parco chiuso per la rottura del motore della sua vettura.
La terza e conclusiva giornata di gara proponeva ancora 10 tratti cronometrati per i 54 equipaggi rimasti in gara. Depping, con un assetto molto migliorato, attaccava subito rosicchiando secondi preziosi a Pasquali. Ma il colpo di scena accadeva alla seconda speciale della giornata. Pasquali era costretto ad abbandonare la gara a causa di un'uscita di strada. In un tratto misto, la Ford Escort del pilota italiano si scomponeva andando ad urtare violentemente. Due ruote strappate e le sospensioni a pezzi frenavano irrimediabilmente la corsa dell'italiano ed anche in parte le sue possibilità di puntare al titolo continentale. Nella stessa speciale picchiava anche Van Merckxtein, che riusciva a concludere la prova, anche se con sole tre ruote, perdendo 58 secondi da Depping, ma non la seconda piazza alle spalle del tedesco. Depping, ereditata la leadership in modo del tutto fortunoso, concludeva la gara all'attacco vincendo le ultime 8 prove speciali in programma. Il tedesco, seppur alle prese con qualche problema di pneumatici, andava tranquillo fino all'arrivo, festeggiando la vittoria sul palco di Adenau. Il due volte campione di Germania chiudeva precedendo con la sua Ford Escort Cosworth altre 5 vetture gemelle. Al secondo posto terminava infatti con 4,12 di distacco Van Merckxtein, che precedeva gli altri olandesi De Jong, terzo a 4,50, e Van de Hoom, quarto a 5,15. Sesto concludeva quindi Schlesak a 7,32, mentre Muslainer finiva settimo a 8,44. Primo tra le non Ford e primo di gruppo N, terminava la gara Gessner con la Mitsubishi, che sia nel gruppo che nell'assoluta precedeva Burkhard e il nostro Bedini, nono al termine di una gara travagliatissima. A chiudere i top 10 si classificava poi Allumbacher, che con la Subaru Impresa terminava a 20,55 dal vincitore. La gara tedesca non lascia quindi grandi tracce nel campionato europeo 1994. Lo stop di Pasquali ha praticamente lasciato tutto come era la vigilia in una classifica generale che sarà decisa dai prossimi appuntamenti di questa vincente serie continentale.